Considerando il momento, l'avversario, la classifica, ci sono delle partite che poi finiscono per pesare e contare un po' più di altre. Questa è una brutta sconfitta. Sì, è una brutta sconfitta perché, ti dico la verità, l'abbiamo compromessa con pochi minuti, insomma, è un peccato perché questa partita la stavamo giocando. Queste sono partite che viaggiano sul filo dell'equilibrio e devi rimanere dentro senza poi andare a fare regali, perché sull'azione del primo gol posso capire, è un autogol, un rimpallo, ha sbattuto su un'anca, è andata dentro, però il secondo gol non lo dobbiamo mai prendere, perché poi la partita la puoi riaprire, ma un conto se entri 1-0 e un conto se poi vieni a riposo 2-0 diventa più difficile, anche se nel secondo tempo poi la reazione c'è stata, non siamo riusciti a segnare chiaramente, però la reazione c'è stata, avevamo visto la stessa cosa con l'Empoli, insomma, poi nel secondo tempo eravamo quasi riusciti a rimetterci in corsa. È un peccato perché, ripeto, buttare le partite così con tre minuti per disattenzione grossa, perché abbiamo preso una ripartenza, è veramente un peccato, e poi ogni volta ricostruire diventa difficile, capito? Però il calcio è questo, fa parte del calcio e bisogna riattaccare subito la spina, c'è un'altra partita fra pochi giorni e quindi rimettersi subito in moto. Non voglio avventurarmi io in letture, in interpretazioni, sì, però anche seguendola io un po' con lo sguardo, è sembrato lei a un certo punto, soprattutto nella ripresa, dimesso, scoraggiato guardando quel tipo di prestazione. È errato? No, è errato, perché io mi sono messo seduto perché la squadra già c'aveva un po' di sopra di pressione, sai, a volte l'allenatore magari una parola di più, una parola di meno, in un momento di nervosismo la squadra l'abbiamo fatta la partita nel secondo tempo, siamo stati prevalentemente nella metà campo, per cui non c'era motivo di dire ulteriori cose, li ho voluti lasciare tranquilli per farli esprimere e sono rimasto seduto proprio per non creare ulteriori magari pressioni ai ragazzi, tutto qua. Senta, solo due cose veloci, terza partita senza fare gol, ecco, come si può? Come sta Ribéry? Ribéry non lo so, ha preso una botta, probabilmente aveva già un acciacchetto, lo valuteremo nei prossimi giorni. Il gol è importante, se non fai gol ci lavoriamo, l'abbiamo lavorato anche in settimana, abbiamo lavorato la scorsa settimana, si lavora, dobbiamo un po' di fortuna, un po' di imprecisione probabilmente, un po' più di cattiveria assolutamente sì, perché poi anche oggi nel secondo tempo ci siamo arrivati in qualche circostanza, è chiaro che noi non siamo una squadra che può creare 10 occasioni da gol a partita, però anche stasera le nostre 3 o 4 le abbiamo messe lì, purtroppo in questo momento la palla non entra, c'è poco da fare. Prego. Rai Sport. Salve mister. Ciao, buonasera. Alla vigilia aveva detto, insomma, la squadra la vedo bene, ha lavorato bene. E poi perché, diciamo, c'è stata questa Salernitana almeno nella prima guarda. Io la Salernitana nei primi 40, nel primo blocco, nei 40 minuti iniziali, che poi sono quelli che, perché mi sembra che abbiamo preso dei gol fra il 39esimo abbondante e i primi minuti di 42, 43, 3-4 minuti, insomma, l'abbiamo compromessa. Tutto sommato non abbiamo fatto una buona partita, con delle buone trame, ci eravamo avvicinati, abbiamo subito anche qualcosa, è chiaro, c'è stata una ripartenza della Sampdoria, ma ce lo aspettavamo che qualche ripartenza la potevamo subire. Noi la partita ce la siamo compromessa. Guarda, voglio anche concedere il primo gol, un calcio d'angolo, un rimpallo sfavorevole, la palla va dentro. In questo momento probabilmente non siamo neanche fortunati. Noi non devi mai prendere il secondo gol, poi è chiaro che a livello psicologico in una situazione già difficile probabilmente le gambe te le piega, anche se poi il secondo tempo l'hai fatto con un po' di imprecisione, siamo andati un po' all'arrembaggio, con qualche forzatura nella giocata, però l'abbiamo fatto, però è normale, poi è difficile riprendere le partite. Però non la preoccupa questo, è capitato anche con l'Empoli questo fatto che la Salernitana in qualche modo avesse una fiammata specialmente, diciamo, con una partita abbastanza compromessa. Ma guarda, con l'Empoli è stata una partita totalmente diversa, perché tu con l'Empoli sei venuto dentro 4-0 il primo tempo e dopo un minuto e mezzo eri già sotto, poi te ne hanno fatti 3 nel giro di poco tempo, sono partite dalla lettura completamente diversa. Questa oggi era una partita che viaggiava sull'equilibrio, insomma, che l'avrebbe risolta un episodio, secondo me. Era importante, se non riesci a fare gol, anche venire dentro 0-0, poi il secondo tempo te lo vai a giocare. Purtroppo così non è stato ed è normale che poi la partita va completamente in salita. Dopo questo risultato, da dove riparte la Salernitana, tenendo presente che comunque ci sarà diciamo, un altro confronto diretto delicato? La Salernitana non è che può fare dei programmi diversi da qualsiasi tipo di risultato, perché non è che se oggi, per dire, avessimo vinto o quantomeno pareggiato, cambiava la prospettiva di quello che dovrai andare a fare
a Cagliari, perché la nostra classifica è deficitaria, quindi dobbiamo, noi tutte le partite da qui fino alla fine del campionato avranno tutte quante lo stesso valore e la stessa valenza. Marco Esposito, Radio Bussola, Corriere dello Sport. Mister, buonasera. Ciao, buonasera. Però questa è una batosta sul piano mentale, buonasera. Forte, perché non affrontavate la Lazio, l'Inter, certo. Tutto il rispetto per la Sampdoria, ci mancherebbe. Che ha qualità, valori, no? È una batosta. Cioè, un confronto è una sconfitta, è purtroppo... che avete perso male. Io mi permetto di dire, al primo squillo degli avversari nel primo tempo sullo 0-0 è come se la squadra si fosse spaventata, cioè stava giocando benino con aggressività, poi quel doppio tiro di Quagliarella e Candreva che da limite l'ha messa alta, la squadra si è spaventata e ha cominciato a giocare con lanci lunghi. È fragile questa squadra? No, che poi si dissolve appena prende un gol, si va in nove in attacco su una palla inattiva. E... Al di là che è l'episodio, la squadra è chiaro che è spaventata, perché quando vieni da una serie di risultati e c'è una classifica così, insomma, è normale che l'episodio un po' ti può condizionare, e quello che hai detto tu sulla doppia occasione probabilmente può aver creato qualche problemino. Però ti ripeto, però poi se la analizzo in maniera lucida, dico che il primo gol hai preso per un impallo, insomma, non è che è stata un'azione creata dalla Sampdoria. Un'occasione gliela puoi concedere alla Sampdoria. La Sampdoria davanti è una squadra che ha tanta qualità, quindi gliela posso anche concedere un'occasione. Ripeto, noi, anche se hai preso il gol su calcio d'angolo, che è stato fortuito, non devi andare poi a prendere il secondo gol. Quella è una cosa che a me non mi va bene e che mi dispiace, perché noi quel gol lo potevamo tranquillamente evitare. Al di là della generosità, bisogna essere più lucidi e più freddi quando stai in campo, altrimenti le partite si chiudono. Poi il secondo tempo, sai, ci hai provato, come dicevo prima, però poi rimane difficile, insomma, resta difficile. Un po' di partite ci sono state. È evidente al pubblico, alla gente, a noi e probabilmente all'allenatore che questa squadra è al di sotto di molte squadre da un punto di vista tecnico e di personalità, perché altrimenti non si perdono tante partite. Ma queste non sono cose che devo dire, voi fate il vostro lavoro. Ma no, la domanda è, poiché c'è un cambio societario alle porte, l'obiettivo è ovviamente arrivare al mercato per rinforzarla stando ancora in piedi, insomma, no? Cioè non venendo completamente risucchiati. Come sta la squadra? Come l'hai trovata? Come sta la squadra? No, nel senso... Sicuramente stasera non sta bene, perché credo che anche a loro dispiace perdere le partite. Non è che sono ragazzi che ci tengono molto e chiaramente sono molto dispiaciuti. Poi però devi ricaricare le pile immediatamente, perché qua non c'è tempo di stare a pensare troppo a quello che è stato, ma devi andare subito a mettere a posto quello che sarà il futuro, le partite che verranno. A noi ci interessa quello adesso, al di là del risultato di oggi che comunque ci penalizza e ci dà una bella botta, per cui bisogna subito ricaricare le pile e pensare alla prossima partita. Non possiamo fare altro. Non è una provocazione questa, lo dico veramente con molto garbo. Ti sei pentito di essere venuto a Salerno? Ma assolutamente no, ma che pentito, beati voi. No, ma io sto sul pezzo come più che mai, assolutissimamente. È chiaro che dobbiamo cambiare il trend, sicuramente dobbiamo cercare di fare qualcosa di più e soprattutto essere un po' più attenti in alcune circostanze, però assolutamente no. Lira, poi Gazzetta, mattino e chiudiamo. Mister, prima abbiamo sentito molti tifosi a caldo, chiaramente c'erano un po' con tutti, con l'atteggiamento della squadra, anche con lei. Se guardiamo i numeri, il cambio di panchina non ha determinato un cambio di passo. Credo che adesso finisce anche lei, purtroppo, inevitabilmente nel giro dei responsabili di questa situazione. Ma come tutti. Ti ho risposto. Un'altra considerazione, che non vuole essere però una polemica. A un certo punto della partita, lei, che solitamente segue in piedi e dà indicazioni... Ho appena risposto. Non l'ho sentita, sono arrivato adesso. Ammazza, se sta... No, sono arrivato no. Ero fuori. Perciò. Ho detto che il secondo... Però ecco, per capire, le faccio la domanda. E te lo ridico, facciamo copia e incolla di quello, okay, che ti ho detto prima. Ti ho detto, non mi sono alzato perché c'era molta pressione, c'era magari, giustamente anche, perché se perdi in casa 2-0 c'è qualche fischio. La squadra comunque stava giocando, eravamo sempre nella metà campo della Sampdoria, non è che c'erano bisogno di molte indicazioni per non creare ulteriore magari pressione alla squadra. Sono rimasto seduto perché tanto, voglio dire, non è che ci avessi molto da dire in quella circostanza. Stavamo lì, attaccavamo, crossavamo, abbiamo subito qualche ripartenza, ci sta, però insomma la Sampdoria nel secondo tempo non è che ci ha creato nessun tipo di problema, eravamo prevalentemente noi a fare la partita e li ho lasciati sereni di giocare, insomma, senza ulteriori pressioni. La partita di Cagliari a questo punto diventa già decisiva, oppure presto, no, per parlarne?
La partita di Cagliari è una partita importante, come lo sarebbe stata qualora anche oggi noi avessimo vinto, perché comunque noi non abbiamo una partita che può essere diversa dall'altra. Le partite sono tutte quante molto importanti e lo saranno da qui fino a maggio. Buonasera mister. Ciao, buonasera. Volevo chiederti questo, alla luce di tutto ciò che è stato detto fin qui in conferenza stampa. Credi che ci possa essere il rischio all'interno del tuo gruppo, alla luce anche di questo risultato e in proiezione di questo calendario piuttosto complicato che attende la Salernitana, di smarrirsi di testa? Intendo, perché c'era stata la vittoria di Venezia, la prestazione incoraggiante con il Napoli, seppur infruttuosa. Adesso, come dicevano i colleghi in precedenza, la Salernitana perde di fatto uno scontro diretto, una partita che era da tutti noi giudicata importante. C'è questo rischio? L'altra domanda, te l'anticipo, auguriamoci un pronto recupero di Ribéry. Se non dovesse recuperare Ribéry, puoi pensare anche ad un cambio dal punto di vista tattico della squadra? Vedendo Bonazzoli molto lontano sempre dall'area di rigore, grazie. Ma Bonazzoli è lontano perché quelle sono le caratteristiche del giocatore che lo portano a giocare così. Nessuno lo mette, nessuno lo vuole lontano dalla porta. Quelle, il giocatore ha determinate caratteristiche e va a cercare palla e si va a ritagliare gli spazi dove lui li ritiene più opportuni. Non è che Bonazzoli gli è stato detto di stare lontano dalla porta, tutt'altro. E per quello che riguarda la prima partita, la prima domanda, scusa, ma noi, ci ripeto, noi siamo in una situazione che non è che possiamo stare molto a pensare a cose diverse dal campo, perché dobbiamo assolutissimamente rimanere agganciati, come dicevamo in queste settimane, a un certo tipo di classifica, e dobbiamo prepararci subito per la partita col Cagliari. Non è che possiamo stare a pensare molto a tante cose, non possiamo, dobbiamo pensare subito alla trasferta di Cagliari, perché è una trasferta che diventa importante, ripeto, come tutte le partite che ci saranno da qui alla fine del campionato, perché la classifica è così, la classifica è brutta, la classifica è deficitaria, e siamo ancora lì con un gruppo, ora vedremo i risultati poi che scaturiranno alla fine, insomma, di tutte quante le gare, e andremo a fare un po' il punto della situazione. Ma ti ripeto, non sarebbe cambiato nulla, il nostro sarà un campionato tosto, duro e difficile fino alla fine. Mattino. Mister, due domande anche per me, le faccio la prima. È una squadra che non segna, è una squadra che probabilmente ha qualcosa in meno dal punto di vista tecnico in mezzo al campo, lo ha detto lei stesso in tempi non sospetti. Le palle inattive, i corner vanno sfruttati meglio. Io ho avuto la sensazione che in più di un'occasione, sia su calci di punizione, sia sui calci d'angolo, la squadra non abbia sfruttato bene, anzi abbia regalato il pallone. Questo tra l'altro lo abbiamo visto quando è stato subito il secondo gol. È una delle critiche che si possono fare assolutamente a questa squadra, che deve sfruttare meglio soprattutto i calci d'angolo. Se hai Djuric in campo, a me passo che non sapesse cosa fare di un'occasione. No, se fuori strada, perché noi palle inattive le proviamo, abbiamo delle cose che proviamo. Non mettevo in dubbio questo, dicendo che proviamo ogni settimana. Poi però purtroppo le palle inattive hanno una piccola particolarità, che le devi fare con gli avversari, contro gli avversari, non è che le fai contro nessuno. Quindi a volte gli avversari magari riescono a trovare la contromisura alla giocata, oppure qualche volta la fai e non la fai in maniera giusta, ci mancherebbe. Quindi no, ti posso garantire che le palle inattive le facciamo, le proviamo. E poi come, ripeto, non mettevo in dubbio questo. Dicevo, la resa, insomma, oggi abbiamo visto. È normale, poi la palla inattiva c'è quello che fai tu e poi c'è l'avversario, chiaramente cerca di disinnescartela. In questo caso probabilmente l'avversario è stato più bravo di noi. Devo fargliela questa domanda. Lei ha detto sono responsabile come tutti, certo. Si sente in discussione, sente che Cagliari può essere decisiva. Questo qua non posso stare a pensare a questo tipo di prospettiva, poi non mi interessa nulla. Io devo prepararla nel migliore dei modi, non è che posso stare a pensare se è decisiva o non è decisiva. Lo conosco molto bene il mio mondo, conosco molto bene il calcio e non ho tempo da perdere a pensare a risvolti, devo solo pensare alla partita, a nient'altro. Grazie. No. Ma la partita era difficile nel secondo tempo, perché comunque c'era un clima un po' di sfiducia nella squadra, è chiaro, poi chi entra cerca di dare il contributo. Secondo me Schiavone non ha fatto neanche male, abbiamo provato, siamo stati un po', l'abbiamo fatto con un po' di fretta, con poca lucidità, ma è normale quando stai sotto 2-0, stai cercando di rimettere a posto una partita, diventa molto molto difficile e a volte si può perdere anche di lucidità, e questo insomma quello che ho visto io nel secondo tempo. Okay. Grazie.